Ragazzi, buongiorno. Oggi voglio andare a rispondere a tutte quelle persone che in questi anni mi hanno chiesto se l'ananas brucia i grassi o no. Beh, la risposta la sapete già. L'ananas non brucia nessun grasso. Anzi, dovete fare anche attenzione, perché se il vostro intento è dimagrire e pensate di mangiare tanto ananas per andare a dimagrire, dovete prestare molta attenzione, perché l'ananas presenta circa 50-60 calorie per ogni 100 grammi di frutto e quindi andate ad aumentare la vostra quota calorica. Quindi se poi non andate a praticare dello sport che vi permetta di bruciare questi zuccheri che andate ad introdurre, dovrete fare attenzione, perché potete andare a depositare del grasso nel vostro corpo. Ma l'ananas non ha nessuna proprietà per bruciare i grassi. Da dove nasce questo mito? Nasce dal fatto che all'interno dell'ananas c'è un enzima proteolitico che si chiama bromelina. La bromelina serve a scindere le proteine e i grassi a catena lunga, ma questo non significa che fa bruciare i grassi. Da qua è nato un grosso mito, è stata venduta questo frutto esotico per andare a bruciare i grassi, ma non brucia nessun grasso. Quindi, come vi ho sempre detto in tutti i miei video, per riuscire a ridurre la vostra quota di grasso corporeo, l'unica soluzione, l'unica vera soluzione, che non vi devo andare a prendere per il culo, qual è? È semplicemente impostare un allenamento e un'alimentazione corretta che vi permetta nel lungo periodo di andare ad aumentare il vostro metabolismo e vi permetta di andare a consumare i grassi in eccesso. Questa è l'unica soluzione, l'unica vera soluzione passa dal faticare. Se invece volete dei risultati veloci, senza dover faticare, beh, provateci, ma io so già come va a finire. Non potete ottenere nessun risultato in questo modo. Io spero di esservi stato d'aiuto e ricordate a tutte quelle persone che vi chiederanno: l'ananas non brucia nessun grasso.